L'inseminazione artificiale è una tecnica semplice che consiste sostanzialmente nel depositare gli spermatozoi artificialmente nella cavità uterina nel momento prossimo all'ovulazione. Dura di solito 8-10 giorni e consiste in tre fasi. Stimolazione ovarica. In questa prima fase vengono stimolate le ovaie per ottenere determinati follicoli con l'obiettivo di una ovulazione soddisfacente. Capacitazione spermatica. Si tratta di un procedimento di selezione posteriore per migliorare la qualità e la capacità del liquido seminale per la fertilizzazione. Dal campione viene separato il plasma e si selezionano gli spermatozoi con maggiore mobilità. Inseminazione. Si effettua alcune ore dopo la capacitazione spermatica. Alla paziente viene introdotto un catetere sottile nel fondo dell'utero sotto controllo ecografico, dove vengono depositati gli spermatozoi selezionati anteriormente. Pochi minuti dopo, gli spermatozoi raggiungono le tube ed entrano in contatto con l'ovulo.